che mi sarei impegnato ad andare a cercare finanziamenti non soltanto a Palermo e a Roma, ma anche a Bruxelles, dove, come sapete, ha sede il Parlamento europeo. Lì, accompagnato appunto dall'onorevole Salvatore Iaculino, che ringrazio per l'attenzione, ho avuto modo di incontrare funzionari e dirigenti della Banca Europea per gli investimenti, con i quali abbiamo avviato una discussione in presenza anche di una delegazione del Comune di Canicattì, degli amministratori del Comune di Canicattì che hanno partecipato a questo incontro. Ebbene, lì dalla BEI ci è venuta una sollecitazione a chiedere non tanto finanziamenti, perché i finanziamenti si fanno attraverso i fondi europei e quindi avremo come punto di riferimento la regione Sicilia a cui l'Europa manda i soldi, ma loro ci hanno dato la possibilità di attingere a prestiti a tasso molto ma molto agevolato. Ci hanno detto che per poter avere i finanziamenti che noi vogliamo, loro applicheranno un tasso dello 0,13%, cioè quasi niente in considerazione dei tassi di interessi che fanno le banche e anche quelle locali. Il mio incontro con la comunità favarese che risiede nella zona soprattutto di Rieggi. E sono davvero in tanti. Sono tantissimi, ci sono circa 4.000 emigrati favaresi che vivono in Belgio, cioè un intero quartiere, per capirci, una cosa importantissima. Al di là dei momenti di grande affettuosità, degli incontri, perché ho rivisto visi che non venivo da oltre 40 anni, perché non sono mai più venuti in Sicilia e nella nostra terra di Favara, oppure magari a volte qualcuno è venuto, non abbiamo avuto modo di incontrarci, e vi dico che loro sono molto ma molto attaccati alla nostra Favara, sono molto entusiasti di aver incontrato il loro sindaco in una città come quella del Belgio, dove un sindaco va non prima della campagna elettorale a chiedere voti, ma ci va dopo la campagna elettorale. Alla fine di questa chiacchierata abbiamo incontrato anche in un altro bar, oltre che al Centro Sociale Italiano, i nostri emigrati. Abbiamo stabilito di dar vita ad un'associazione di emigrati favaresi residenti all'estero, per avere contatti istituzionali non soltanto con il Comune di Favara, ma anche con le istituzioni locali del Belgio. E quindi questo è un altro aspetto positivo. Abbiamo fatto già un comitato molto ampio, molto vasto, provvisorio, perché facciano lo statuto e poi si costituiscano in maniera formale e in maniera ufficiale.